Il Natale che non ti aspetti della provincia di Pesaro Urbino ha preso il via a Candelara. Proprio qui infatti si è tenuta l'inaugurazione di Candele a Candelara e poi il via a tutte le festività natalizie. Un grande applauso. Oggi prende il via il Natale della provincia di Pesaro Urbino grazie al lavoro delle Umpli quest'anno a Candelara per i 20 anni della Proloco. Particolarmente emozionato perché vedere lavorare così intensamente tanti volontari, sacrificare il proprio tempo libero, sacrificare le proprie famiglie per lavorare per il territorio. Cioè tutto questo è possibile grazie al lavoro dei volontari. Voi pensate che Candelara festeggia 20 anni, è stato pioniere del Natale e se oggi abbiamo un'intera nazione che si muove per visitare il centro Italia, lo dobbiamo alla lungimiranza di alcune persone che hanno saputo capire l'importanza e cosa poteva portare un indotto straordinario economico nel nostro territorio e oggi siamo qui grazie all'impegno di queste persone che ci hanno sempre creduto. Tantissime le iniziative, sono 20 borghi che partecipano. 20 borghi con 100 eventi che gravitano su questi borghi, questi 100 eventi che creano un impulso nel nostro territorio. E voi pensate, vedere e rivivere i nostri borghi, aver destagionalizzato un periodo di bassa stagione per noi è un gran successo e speriamo che comunque ci si creda e che ci credano ancora di più, sempre di più i nostri politici. Dobbiamo crederci di più assieme alle associazioni di categoria, assieme alla Regione Marche, assieme ai comuni, assieme a tutte quelle parti sociali che compongono tutta la schiera del volontariato. Dobbiamo imparare a lavorare insieme, a lavorare in squadra. Oggi il via del Natale che non ti aspetti con l'inaugurazione di Candelara per i 20 anni di questo appunto Natale, una delle associazioni che ha fatto la storia del Proloco e dei Natali della provincia. Sì, 20 anni di Candelara, tra l'altro inaugurata da una bellissima nevicata che nessuno si aspettava. È un buon segno proprio perché Candelara in questi 20 anni ha spinto la nostra provincia a creare la rete del Natale che non ti aspetti. Sulle tradizioni, sui valori attorno alle quali le nostre comunità si sono formate, abbiamo trovato un grande evento, crediamo il più esteso non solo del centro Italia ma d'Italia, sul Natale che attrae tanto turismo e le Marche che si connotavano soprattutto per un turismo estivo, oggi possono vantare un turismo spalmato su tutto l'anno anche grazie a questi eventi che sono nati con la suggestiva idea di accendere le candele in un borgo che si chiama Candelara nella nostra provincia di Pesaro Urbino, nella città di Pesaro. Presidente, ci siamo, inaugurazione ufficiale a questi 20 anni appunto di Proloco e 20 anni di questa manifestazione. Siamo partiti con un'intuizione del nostro direttore artistico attuale Pier Giorgio Pietrelli e tutto lo staff di un gruppo di volontari, tra cui il sottoscritto, cappeggiati dal presidente di Ottalevi Pierpaolo, che sento di ringraziarli entrambi per la grande disponibilità e impegno che in questi 20 anni hanno sempre dato e speriamo che continui sicuramente a dare. Vorrei anche ringraziare tutti i volontari che per mesi si sono impegnati costantemente a realizzare questa enorme iniziativa, oramai conosciuta in tutta la provincia, in tutta la regione e anche a livello nazionale. Abbiamo anche alcune novità che riguardano le famiglie, i bambini e gli anziani. Ci auguriamo di dare una risposta importante, bella, concreta e continuare così anche per i prossimi anni.